Allora, innanzitutto buon pomeriggio a tutti. E mi fa piacere, insomma, di vedere tanta gente. E tutti noi siamo operatori in qualche modo nel settore del turismo, perché ecco, quello che ci accomuna è il settore del turismo, però declinato in ambiti differenti: sociale, sostenibile, responsabile, turismo all'aria aperta, turismo verde, accessibilità e quant'altro. Tutte queste realtà oggi sono disgregate, non sono rappresentate o coordinate a livello nazionale, a livello regionale, a livello di territorio. Il turismo è fragile, nel nostro paese il turismo canonico non fa sistema e meno lo fanno, tra virgolette, i turismi, chiamiamoli minori, io li chiamo minori. Quindi dalla mia esperienza, insomma, chi mi conosce sa che sono anni che sono nel mondo dell'associazionismo, nel mondo della cooperazione e nel mondo, tra virgolette, dell'impresa. Io attualmente ho rivestito cariche, nasco come scout in Agesci, quindi vengo dal mondo cattolico, sono stato in presidenza del centro turistico giovanile, forum del terzo settore, tra i fondatori del forum dei giovani. Sono stato poi responsabile dei progetti delle Agri di Roma, presidente nazionale del Centro Italiano Turismo Sociale e quindi una grande passione per tutto ciò che è no profit. Ho collaborato anche ad esempio sul turismo plein air, in quanto sono anche camperista, e attualmente ho un'agenzia viaggi che si occupa di turismo, specializzata in turismo sociale e turismo religioso. La struttura dove stiamo oggi, ad esempio, è una struttura che utilizziamo con vari tipi di utenze, tra cui facciamo anche per esempio progetti, recentemente abbiamo fatto anche progetti per scuole che hanno grosse disabilità, grosse difficoltà, quindi insomma. E l'idea allora era quella di dire: perché non creiamo un soggetto che sia un contenitore che possa rappresentare tutti questi mondi e farli tra di loro dialogare? È un progetto ambizioso, però oggi è possibile. Adesso vi presenterò l'idea, che non è un'idea definita né dal punto di vista formale, ma è definita dal punto di vista sostanziale, quindi ancora non so quale sarà il soggetto o a cosa questo incontro ci porterà. Allora, la presentazione dell'idea del coordinamento turistico, sociale, ambientale e accessibile, da cosa nasce? Nasce dall'idea di un amico che si chiama Alberto Ferrari, che è segretario del Movimento Azzurro, segretario del Centro Italiano Turismo Sociale, ma anche poi presidente e direttore del CESIS, che è il centro di studi sul turismo sociale, ambientale e accessibile in Veneto. E quindi l'idea è anche di riproporre nella regione Lazio un'esperienza simile. Quindi innanzitutto presentazione di idee del coordinamento turistico, sociale, ambientale e accessibile. Perché coordinamento? Perché le forme di turismo non convenzionale non hanno una realtà che le coordini e le rappresenti. Oggi sono presenti solo realtà che parlano del settore sociale, ambientale, ma tra di loro, quindi parliamo di sociale, ambientale, ma non parliamo poi della declinazione del settore del turismo. Oggi il turismo, faccio un esempio, se c'è una comunità di minori, comunque parla di turismo, ecco, guardo per esempio Matteo, che ha un'associazione, una comunità di minori, che ha gestito una fattoria e faceva un'attività turistica, sia per come attività pedagogica laterale per i minori, ma poi anche come attività di finanziamento, oppure organizzazioni non governative, l'accoglienza, l'ambiente, il Movimento Azzurro si occupa di ecoturismo, la necessità di fare rete, condivisione, progettare, rappresentanza sul territorio, scambio di esperienze e prassi ed altro. Questo è fondamentale. Allora, traccia il ruolo. Una continua osservazione del settore mi hanno fatto capire che c'è questa assenza, che c'è questa carenza. Esistono quindi organi di coordinamento in vari settori, ma in queste nicchie questi organi sono assenti. Allora, da chi è composto? È composto da operatori nel settore profit e non profit, profit che si occupano di turismo sociale, ricettivo ed accoglienza, ecoturismo ambiente, turismo accessibile, turismo culturale, turismo giovanile, disagio sociale ed immigrazione, formazione scuola e cooperazione. Perché questo? Perché oggi il turismo, comunque le attività del tempo libero, sono anche uno strumento educativo. Pensate per esempio ad alcune associazioni giovanili. Io sono stato scout, capo scout a Gesci. Comunque anche il tempo libero in quel caso, o anche il classico campo parrocchiale o il campo estivo, diventa anche uno strumento pedagogico. Quindi non sempre il turismo ha una ricaduta economica.
Oppure pensiamo per esempio al settore scolastico. Esistono degli enti, delle associazioni che si occupano di tempo libero, per esempio magari c'è un'associazione che si occupa di scambi giovanili, quindi non soltanto la classica vacanza studio, ma anche la possibilità per esempio di portare docenti all'estero per conoscere i sistemi scolastici di altri paesi. Naturalmente questi viaggi poi sono accreditati presso un sistema che si chiama SOFIA del Ministero della Pubblica Istruzione, che riconosce i crediti formativi. Quindi vedete, esploriamo veramente dei mondi che tra di loro non sono legati o connessi. Pensate per esempio a tutte le attività che si possono fare con la scuola. Altro esempio, giorni fa mi chiama una cooperativa sociale che mi ha presentato Ettore Calassi, che mi dice: io ho difficoltà a trovare strutture del sociale che accolgano il tipo di utenza che noi abbiamo, disabili del terzo settore eccetera. Quindi dall'altra parte magari ci può essere qualche struttura che si occupa di ricettivo che li può accogliere. Oppure per esempio la cooperativa di Fabrizio Bed & Care, che si occupa di accessibilità. Recentemente ci siamo sentiti per alcune strutture ricettive del sociale che ospitano anziani durante il periodo estivo, e quindi mi diceva prima che gli stanno arrivando parecchie prenotazioni. Quindi insomma si vanno a creare tutta una serie di relazioni, reti e connessioni che possono essere utili. Naturalmente il turismo poi è un settore trasversale: scuola, lavoro, occupazione, e quindi cooperazione internazionale. Allora, il centro di coordinamento svolge tale attività non in forma diretta, quindi non è un soggetto che ha una sua, io l'ho pensata così, poi sono aperto, non è un soggetto che ha una sua natura giuridica, ma è soltanto un soggetto di coordinamento, quindi opera attraverso gli enti di operatori che aderiscono. Questo è fondamentale. Quindi ha un mero ruolo di coordinamento, svolge attività di coordinamento per lo studio, ricerca e formazione e consulenza in materia di turismo sociale, ambientale, accessibile in tutte le competenze e settori non ancora adeguatamente valorizzati dal cosiddetto turismo canonico. C'è qualcuno, ecco, che su questo c'ha qualche dubbio, cioè sono, diciamo, comunque definizioni che tutti mastichiamo? Sì. Ecco, perché magari... Quasi si è deciso qualcosa. Questo. Deciso. Allora, evidenziando come il turismo sia un settore importante a livello sociale, culturale e pedagogico, è un'altra cosa importante che io dico sempre: non tutte le forme di turismo poi hanno sempre una ricaduta economica, è anche quindi uno strumento che spesso viene utilizzato nel sociale come attività collaterale. Rispetto, pensiamo per esempio anche agli enti di promozione sportiva, nel momento vanno a fare il torneo, cioè il torneo, o quindi lo stage, diciamo la parte di soggiorno, diventa una parte secondaria rispetto alla mission magari dell'associazione nazionale. Oppure pensiamo anche ad associazioni, non so, Unione Italiana Ciechi, Movimento Apostolico Ciechi, dove comunque ci sono anche dei momenti tra virgolette di tempo libero o di attività turistica. Attività di consulenza, formazione, scuola, ricerche, studi e rapporti, pianificazione e progettazione, sviluppo digitale web e progetti di partenariato internazionale. Questi naturalmente sono tutti progetti che questa realtà, chiamiamola di secondo livello, dovrebbe aiutare a fare attraverso le realtà che aderiscono, che sono le protagoniste. Ogni settore avrà un referente e un coordinatore che si preoccupa di animare e coordinare il proprio settore. Che tipo di ente sarà? Una rete informale di operatori non profit o di associazione di promozione o un'associazione di promozione sociale. Adesso dal punto di vista giuridico è in atto la riforma del terzo settore. Costituire l'ennesima associazione oppure creare una rete sociale? C'è anche questa possibilità. Queste sono le aree che io ho individuato, dove naturalmente molte delle vostre organizzazioni si possono riconoscere. Ognuna di queste aree avrà un animatore o un referente. E poi, obiettivi: valorizzare gli aspetti di turismi minori non canonici, valorizzare il ruolo formativo e pedagogico del nostro turismo. Ho messo scuola perché secondo me la partnership con la scuola è fondamentale e importante, no? Anche per la questione comunque di tutto ciò che tutto l'aspetto del turismo legato alla formazione e anche all'attività lavorativa, alternanza scuola-lavoro e quant'altro. Adesso molti licei, molte scuole superiori comunque fanno accordi e convenzioni anche con realtà non profit, quindi anche lì
c'è tantissimo lavoro da fare, valorizzazione dei progetti e degli operatori no profit, perché spesso magari i progetti hanno bisogno di una cassa di risonanza, importante, perché magari spesso ogni associazione è anche autoreferenziale perché guarda al proprio mondo, invece bisogna anche esplorare. Scambio di prassi e partnership tra operatori, crescita e sviluppo dei servizi di operatori aderenti, promozione di valore eccetera, fare rete, squadre e soprattutto anche la rappresentanza per esempio nei confronti dell'ente pubblico. Allora, in sintesi, chi può partecipare? Associazioni no profit ONG, associazioni turistiche, operatori privati, enti pubblici, parchi e comuni, ma anche aziende private che condividono e sostengono i valori in linea con la mission in qualità di sostenitori. Naturalmente nel momento, io oggi ho fatto questa piccola presentazione. Quello che mi piace e che vorrei fare è un documento di sintesi, ritrovarmi poi con alcune persone che mi vogliono dare la mano anche per dare una veste giuridica a questa realtà. Sarà una realtà che non avrà comunque una sua, almeno all'inizio non avrà una sua veste giuridica formale, quindi un codice fiscale, una partita di, ma sarà una realtà informale, e dopodiché magari fra un anno, sei mesi decideremo se trasformarla in qualcosa di diverso.